Ciao ragazzi, ben ritornati anche oggi alla Buona Reda. Allora, questo video è in collaborazione con Antonino Cappai da Cagliari, che ci ha dato un incarico di fare una piattaia con due cassetti. Ringrazio Antonino, ringrazio tutti voi che continuate a seguirci e ci vediamo adesso a fine video. Ciao! Questi due sono due restauri che vi farò vedere prossimamente. Tratterò un po' anche di restauro. Allora, queste sono le mensole della piattaia per fare una cosa molto più in stile. Andrò a fare una cornicetta a becco civetta qui nel frontale della mensola. Meglio di così, Antonino, cosa vuoi? Questa fresa qui adesso andremo a fare una cornice per la parte bassa del mobile. Ho inserito questa cornice per due motivi: uno per nascondere le viti che ho messo e due per stare in stile con il mobile che sto facendo. Allora, avrete capito che questa è una piattaia, quindi nel ripiano dove terrà il piatto
andrò a fare una piccola fuga con una fresa a mezza moneta per tenere inclinato il piatto e fare in modo che ovviamente non scivoli. Parte sotto della pietaia creo due cassettini. Questo ovviamente sarà il divisorio dei due. Con la sega circolare nei fianchetti dei cassetti ho creato questa canaletta che mi servirà d'aiuto per l'appoggio della corsia per fare scorrere il cassetto. La guida che ho fatto per il cassetto l'ho fatta in faccia perché è più resistente e ovviamente dura anche nel tempo. Qui ho messo una predisposizione per una mensola in più se appunto si vuole magari mettere delle piccole tazzine o ben altro.
Ringrazio Antonino Cappai che ci ha dato questo simpatico lavoretto da fare. Lui è da Cagliari e ringrazio, bella città. Allora, il mobile è tutto in abete massello. Come avete visto nel video, ho fatto questo ripiano che è in caso di emergenza, se uno vuole magari appoggiare delle piccole tazzine o anche no. Nella parte sotto ho fatto due piccoli cassettini. A questo punto andiamo alla lucidatura. Forse non ve la faccio vedere fino in ultimo, vi farò vedere qualche passaggio. Vado con la lucidatura e ci vediamo poi a fine video. Ciao! Sto facendo una tinta con questa polvere segreta. Acqua, polvere e mescoliamo e andiamo a dare la tinta. Vi do appuntamento al mio prossimo progetto. Ringrazio Antonino Cappai da Cagliari e ringrazio anche tutti voi che continuate a seguirci. Appuntamento quindi qui al prossimo progetto. Ciao!